Luigi Rivis richiama tanto pubblico. Ah, si vede, perché 2 anni fa la presentazione del libro Maion 1963, penso che ci sia stata ci siano state altrettante persone. Allora io prima di cominciare volevo salutare alcune persone che sono qui intervenute a questa importante, secondo me, serata, una serata che apre di fatto quelle che sono le celebrazioni del 49esimo anniversario del disastro del Vajont. Noi siamo in stampa per quanto riguarda gli inviti e questo sarà comunque il primo evento di una serie che ci accompagnerà fino alla giornata del 9 ottobre. Quest'anno sarà un anniversario che, come gli ultimi anni abbiamo voluto ricordare, sarà sempre celebrato in maniera sobria attraverso delle iniziative abbastanza particolari che sono legate un po' alla storia del Vajont. Quest'anno in particolare incentreremo queste celebrazioni siglando un patto d'amicizia con la comunità di Casamicciola Terme, che è legata a Longarone perché l'estate del 1964-65 una trentina di orfani del Vajont vennero ospitati proprio da alcune famiglie di Casamicciola Terme. Siamo riusciti, qua vedo in sala anche Giuseppe Sacchetti che mi ha un po' spinto, e con lui siamo riusciti a ritrovare questo legame profondo che legava queste due comunità. Siamo andati a trovare queste famiglie nel maggio di quest'anno e adesso ricambieremo questa nostra visita dal 4 al 7 di ottobre, quindi stipuleremo questo patto d'amicizia. Poi sarà una importante iniziativa, io direi quella del 7 di ottobre, quando consegneremo un riconoscimento ai 19 comuni che hanno ospitato le salme del Vajont. Anche questo penso che sia un'iniziativa significativa che l'Associazione Superstiti del Vajont in particolare ci ha spinto a fare, quindi attraverso la Fondazione Vajont celebreremo in occasione della giornata dei superstiti anche questo momento. Poi ci sarà il conferimento della cittadinanza onoraria che quest'anno abbiamo deciso di dare al Corpo Forestale dello Stato, e questo evento sarà successivo al 9 ottobre, quindi il 20 di ottobre. E io direi che questi sono in linea di massima i momenti più significativi, oltre ovviamente dal punto di vista sportivo, la pedonata che si svolgerà domenica prossima. Ecco, detto questo, ripeto, queste celebrazioni poi proseguiranno, ecco, stavo dimenticando, faremo anche un momento importante dedicato a Tina Merlin, perché il comune di Longarone non ha ancora dedicato nulla alla giornalista dell'Unità che tanto ha fatto per cercare di evitare e di parlare di questo, della tragedia del Vajont, e abbiamo deciso di organizzare con la scuola media una mattinata. In sala c'è Tony Sirena, c'è Adriana Lotto, presenteremo il suo libro e faremo anche un'intitolazione all'Aula Magna dedicandola a Tina Merlin. Sono tutte iniziative che l'amministrazione comunale sta mettendo a punto, qui abbiamo Giovanni Danielis che in particolare le sta seguendo. E poi un momento importante, e così chiudo questa fase, è la consegna del premio Longarone, che quest'anno viene assegnato a una persona che è qui in sala e che è Ferruccio Vendramini. Oltre ai fratelli Tezza, sono due figure diverse ma che in un modo o nell'altro hanno un profondo legame con la comunità di Longarone. Ferruccio Vendramini per aver ricostruito un po' la storia di quello che è stato prima del disastro del Vajont il nostro paese, il nostro territorio, con un lavoro di ricerca straordinario che l'ha portato a scrivere oltre una decina di testi, quindi penso che sia doveroso noi ricordarlo e dargli un riconoscimento. E poi i fratelli Tezza, che un po' rappresentano quella Longarone che è nata prima del Vajont attraverso un'iniziativa imprenditoriale, ha subito la perdita di quasi tutto, appunto, i familiari durante il disastro, ma ha avuto la forza di ricostruirsi proprio dove era stata distrutta. Penso che sia un segnale che vogliamo dare anche alle giovani generazioni, perché penso che sia di esempio, una testimonianza molto molto significativa. Bene, forse mi sono un po' dilungato troppo, però penso che, vista anche la platea, di potervi ricordare. Poi 9 ottobre saranno le celebrazioni tradizionali con la commemorazione civile la mattina in municipio e il pomeriggio al cimitero delle vittime del Vajont di Fortogna. Bene, ora torniamo a noi.
Volevo salutare alcune autorità, porto i saluti del sindaco di Castellavazzo che mi ha telefonato e mi ha detto che non può essere presente, ci sono anche i rappresentanti del comune di Soverzeno, visto di Erto e Casso, che vi saluto, e poi volevo dare un saluto particolare, si è alzato ma dopo lo recupereremo, a Giorgio Temporelli, che ricordate lo scorso anno presentò qua proprio un libro da lui scritto sulla storia delle dighe, in particolare su quella del Vajont. Giorgio è venuto a trovarci in questa giornata e quindi poi gli faremo dire due parole anche a lui, perché penso che sia una persona che non abita qui, abita a Genova, che però si è diciamo legato profondamente alla storia del Vajont e alla nostra comunità. Bene, ora entriamo invece in quello. È stato, nel manifesto hanno scritto intervento critico, adesso non vorrei esagerare perché critico non sono assolutamente, quindi volevo semplicemente presentare un attimino Luigi Rivis, in particolare questo suo testo, ringraziando l'ICS che in particolare l'ha seguito sia nella pubblicazione di quel Vajont 1963 che abbiamo presentato lo scorso anno e che supporta e ha pubblicato anche questo nuovo libro che si intitola La storia idraulica del grande Vajont, rievocata da un addetto ai lavori che allora c'era. Luigi Rivis proprio in quel tempo era il vice capo della centrale di Soverzene, quindi sicuramente ha vissuto sulla propria pelle una vicenda che lo ha profondamente segnato. Lui è entrato in sala, mi pare, nel 1951 e la sua vita praticamente lavorativa, per quello che era appunto il lavoro, l'ha vissuta proprio con questa azienda. Questo libro, diciamo, non è una riedizione del Vajont 1963, ma è un ampliamento, è un'integrazione, perché a quel volume Luigi ha voluto introdurre, inserire delle parti nuove che vanno sicuramente a completare quella che è stata tutta la sua esperienza e la raccolta anche di documenti che ha tratto, e qui lo scrive nel fondo del libro, da tre testi in particolare, che sono Vajont, la storia idraulica di Claudio Datei, Il grande Vajont di Maurizio Rebeschak e la storia del Vajont di Edoardo Semenza. Quindi un'opera, direi, molto molto significativa, che va a dare un ulteriore tassello a quella che è un po' la storia del prima e del dopo disastro del Vajont, attraverso una visione più tecnica, quindi attraverso una serie anche di dati molto ben precisi della fase della costruzione della diga, e soprattutto, e questa è un po' la novità di questo testo, è quella soprattutto della parte che lui ha dedicato alla frana, perché vengono inserite tutta una serie anche di dati su quelli che erano stati un po' i primi segnali di cedimento e della fragilità del Monte Toc, attraverso delle documentazioni anche queste molto precise, e soprattutto anche la parte che lui ha voluto dedicare al dopo la frana, e quindi alle conseguenze e al cambiamento che ha provocato, ovviamente dal punto di vista anche morfologico, ma soprattutto anche di interventi successivi alla frana del Vajont, in particolare con un occhio di riguardo verso la parte friulana. Ma una cosa molto significativa e secondo me molto bella è quella che voi trovate proprio nella documentazione fotografica che è inserito proprio all'interno, nella parte interna della copertina. Sono delle immagini inedite che gli sono state fornite, e qui ci sono i nomi, da Giorgio Piva e Claudio Tisalp, che dopo Luigi ovviamente ringrazierà, che diciamo così ripropongono una ricostruzione del ponte tubo. E una cosa mi ha fatto, quando ci siamo incontrati alcuni giorni fa, quando mi ha chiesto appunto Luigi di fare questa introduzione al suo libro, è quello che è un po' sbalordito, è che in 10 mesi sia stato realizzato questo ponte tubo in tutte le sue fasi anche burocratiche. Io penso che se adesso ci mettessimo a costruire un'opera del genere, io penso che tra l'ideazione, la progettazione, le autorizzazioni e la realizzazione, non so se 3 anni possono bastare. Questo ponte tubo invece, in totale piena sicurezza, è stato realizzato, ripeto, in appena 10 mesi, e ha dato in queste immagini, che sono veramente suggestive, ci fanno vedere anche la straordinaria valenza di questo tubo e le difficoltà anche nella fase di costruzione, ci danno un tassello ulteriore a quella che è la storia della diga del Vajont e del Vajont.
Questo libro poi, e non poteva non farlo, Luigi Rivis lo ha voluto anche un po' raccontare quelle che sono un po' state le sue emozioni, quello che è stato il suo vaillant, quindi nella prima parte dal punto di vista tecnico, nella seconda parte dal punto di vista emozionale, quindi il ricordo della notte del 9 ottobre 1963, delle persone che erano con lui, che erano vicini a lui proprio nella centrale di Soverzene, e soprattutto il ricordo di quelle persone che non ci sono più e che sono riportate nella parte finale del libro, cioè le 64 persone che facevano parte del servizio idroelettrico dell'Enel, del servizio costruzioni idrauliche dell'Enel e soprattutto dell'impresa Monti, che era ancora impegnata in quel periodo in alcune opere legate alla diga. Una cosa poi che in particolare Luigi ci teneva soprattutto era proprio, è stata quella di aver ricostruito e soprattutto averci regalato un po' la storia della chiesetta presso la diga, che è un'altra di quegli edifici forse che alcuni si sono dimenticati nella loro storia. Penso che attraverso queste due paginette molto semplici e a queste due immagini molto molto significative viene un po' ricordata la storia di questa chiesetta, che è sicuramente un altro degli emblemi dell'area e della zona del Vaillant. Ecco, io quindi, il mio non è un intervento critico come era, ripeto, scritto nel manifesto, ma è soprattutto una presentazione e un ringraziamento, penso, da parte mia personale, dell'amministrazione comunale di Longarone e di tutte le persone che sono qua, penso, presenti, a Luigi che ci ha regalato questa parte di storia dedicata al Vaillant, perché sono convinto che del Vaillant ci sia sempre da imparare e non si sappia mai abbastanza. Ci stiamo avvicinando ad un periodo, ad un anno molto importante e significativo, che è quello del 50° anniversario del disastro, che segnerà sicuramente un momento molto importante nella storia, penso, delle nostre comunità che sono state colpite dalla tragedia. E penso che questi libri, questi testi vanno sicuramente ad ampliare quello che è un po' l'orizzonte e il panorama per cercare di capire cosa è successo e soprattutto per cercare di prevenire ed evitare, perché penso che sia sempre questo il messaggio che noi dobbiamo dare ai giovani, a chi verrà e chi vorrà intraprendere opere di questo genere, di mantenere sicuramente, attenzione è una parola troppo debole penso, ma sicuramente attenzione profonda a tutti quelli che sono gli aspetti legati a opere di questo genere, che portano sicuramente da un lato ricchezza, però da un lato sicuramente hanno portato morte, dolore e distruzione. Questo è il Vaillant, quindi da questa dedica a queste 64 persone delle 1910 vittime del Vaillant penso che sia particolarmente significativo ricordarle anche attraverso questo testo. Quindi io, Luigi, ti ringrazio che mi hai dato l'onore di poterti presentare e di presentare questo tuo nuovo libro. Ti lascio la parola e ringrazio veramente di cuore tutte le persone che hanno deciso oggi di essere qui in mezzo a noi per condividere questo nuovo testo di Luigi Rivis. Grazie. Anche da parte mia un cordiale saluto a tutti i presenti e un cordialissimo ringraziamento a te Roberto per la bella presentazione che hai voluto fare. Come hai detto, questo va bene come microfono, mi sentite? Come ho detto prima, come tu hai detto, il libro è diviso in due parti. Io tratterò in questo mio intervento solo la prima parte. E per facilitare l'esposizione ho ritenuto di dividerla in 5 punti. Perché si è costruito il grande Vaillant? Lo possiamo vedere da questo grafico che è stato ricavato da un mosaico che è all'ingresso della centrale di Soverzene. Questo grafico è del 1955 e rappresenta quelle che erano le opere costruite o in fase di costruzione necessarie per captare l'acqua del Piave di Sei Furenti
e trasportarla alla centrale di Sovase, che in quel periodo era la più grande in Italia. Essenzialmente si compone di 6 dighe, a Pievicadore, su Piave, due sul Boite, a Vodo e a Me, uno a Vodo e a Valle, uno sul Mare a Pontesei e due in sinistro orografico, Valgalina e Loyont appunto. L'importanza del Loyont deriva non tanto deriva sia dalla sua posizione geografica nel baricentro di tutto questo complesso idraulico e anche per la sua enorme capacità di invaso. Tanto per fare un paragone, nel Loyont ci stavano dentro tre volte il lago di Pieve di Piccadore, che è già abbastanza grande. Sono stati realizzati dalla Sale, perché in quel periodo tutta l'energia elettrica potente in Italia era prodotta da società private, che però nel 62 verranno nazionalizzate e nascerà l'Enel. Sono durati 20 anni questi lavori, ciclopici, diciamo, ma teniamo presente che dal 40 al 45 c'è stata la Seconda Guerra Mondiale. E quando i lavori sono ripresi dopo la Seconda Guerra Mondiale, si vede come sia stata veramente una boccata d'ossigeno per la nostra provincia, in quanto che la maggior parte delle maestranze erano tutte della zona nostra qua. Morirono anche 54 lavoratori per costruire questi impianti, di cui 6 al Loyont. Nel 40 alla Sale presenta un primo progetto che è definito piccolo Loyont, piccolo relativamente, nel senso che il suo volume era addirittura maggiore di quello di Pievicadore. Nel 57, 15 anni dopo, sono cambiate le esigenze e torno un attimo indietro che ho sbagliato, perché mi sono dimenticato con una cosa. Da questo grafico si vede un'altra cosa, che ancora nel 55 era previsto che il Cellina entrasse nel Loyont. Con queste due gallerie, quella più in alto doveva raccogliere l'acqua del settimana dell'Alto Cellina, di Cimoliana, acque che poi sarebbero state rese alimentando la centrale elettrica sempre nel Cellina. Quindi quando è nato il progetto del Grande Loyont il suo volume è stato portato a 170 milioni perché si doveva fare posto, diciamo così, in questo magazzino anche alle acque del Cellina. Velocemente la costruzione della diga, qua siamo nella fase iniziale, e la diga viene costruita mettendo insieme come tanti mattoni. Una particolarità, in questi mattoni, in questo cemento, non c'è ferro di armatura, resistono soltanto per la forma arcuata, e come nelle volte delle nostre cattedrali i mattoni sono di sola argilla, però sapientemente disposti stanno in piedi, tengono sul tutto. Altra particolarità è che la diga non è incastrata alla roccia ma è solo appoggiata. Questo perché la diga è un corpo che si deve muovere sia sotto l'azione della spinta dell'acqua che anche l'azione della radiazione data dalle variazioni di temperatura dell'estate e inverno, e anche perché deve sopportare eventuali movimenti tellurici. Qua siamo nella fase finale della costruzione. Questo fabbricato è la cabina comandi dove stava il personale che doveva gestire l'impianto del Loyont. Si vede che dall'inizio degli scavi alla fine, in 4 anni è stata realizzata questa diga, questa bella diga, e che anche se durante l'inverno per un paio di mesi senz'altro non si facevano oggetti di cemento in quella zona. Quando si va a visitare, chi va a visitare la diga di Loyont adesso vede un muro, tra parentesi, della diga, a valle c'è un ponte con sopra un tubo di controforzata. Prima vedeva anche la mia comandi, adesso non la vede più, ma sulla roccia circostante la diga c'era una serie di, che non si vedono ovviamente, una serie di gallerie e di cunicoli. Quelle dove passava l'acqua sono quelle colorate, mentre invece altre gallerie avevano la funzione di accedere alle opere. Nell'insieme sono circa 4 km di gallerie e di cunicoli da questa parte. Inoltre, in sotterraneo c'era anche una centrale, la centrale del Colombert, che prendeva l'acqua dal lago, scaricava la sua energia sulla turbina, che poi invece di buttarla a valle della diga, la reimmetteva in una tubazione che andava verso Sovergine.
questa è la centrale, che verrà anche questa distrutta la notte del 9 ottobre. Per controllare il movimento delle acque in tutte quelle gallerie c'erano delle adeguate paratoie di rubinetti, e di queste paratoie c'erano 14. Io qua ho indicato quella che serviva a regolare la portata d'acqua che dal Vajont andava verso Valgallina, quindi verso Sovergine. Questo il lago, dopo una decina di metri, incontrava la prima paratoia, che è una lente d'acciaio manovrata da pistoni dinamici. Vedete che a misure può addirittura essere sollevata di 3,50 m, questo non lo ricordiamo, perché poi ritornerà ancora. Inoltre c'era un'altra struttura ausiliaria molto importante, perché per accedere dalla cabina comandi fino in fondo erano 200 metri, quindi quasi una torre Eiffel, e senza questi ascensori era ben difficile arrivarci in fondo. I provvedimenti presi. La diga appena finita, che nel novembre 60 si manifestano due preoccupanti fenomeni. Il primo è la caduta di un pezzo di frane, poi se vediamo il prima e dopo, 700.000 metri cubici, che però non crea nessun problema perché il lago è 70 metri più basso. Ma il secondo fenomeno più preoccupante è stata la comparsa di una lunga fessura che aggirava tutto il Monte Toc. Io queste foto del buono sveglio le ho prese dal libro di Edoardo Semenza, che credo che siano le uniche, non so se ci sono altre, non sono riuscito a trovarle. Dove è in una foto recente del 2007 si vede il perimetro di questa fessura, che era la classica forma M. Il punto più alto di distacco era oltre 600 metri rispetto alla diga. La frana aveva un fronte che era circa un terzo di tutta la lunghezza del lago, e subito sono stati stimati in 200 milioni il volume che ci sarebbe sceso, ma di questi 200 milioni solo 50 avrebbero occupato il volume d'acqua del lago corrispondente. Gli altri 150 si sarebbero appoggiati sopra formando una collina. E grosso modo è quello che è successo quando è caduta la frana, solo che essendo caduta in tempi e modalità diversi da quelle previste, ai posti 50 milioni nel lago ne sono entrati 70. Però avremmo trovato una situazione simile. Quindi il lago avrebbe perso un terzo del suo volume originario, ma la cosa più grave era che il lago sarebbe stato diviso in due. Allora, per dare continuità al lago, la Sade ha preso il provvedimento di scavare una galleria lunga oltre 2 km, in modo che se la frana fosse scesa non avrebbe otturato né l'imbocco né lo sbocco di questo. Quindi, cadesse la frana, si perde un terzo del volume, però la continuità idraulica è garantita. L'altro provvedimento preso è stato quello di dire: ma se quando cadrà questa frana nel lago, quali effetti idraulici provocherà con l'acqua che è contenuta dentro? Per farlo, per cercare una risposta, ha fatto costruire presso la centrale di Nove un modello di serbatoio. E questo si trova scritto sulla letteratura tecnica, è il primo in assoluto modello al mondo per controllare una frana. Allora non c'erano calcolatori per simulare il tutto. Quindi a Nove, in un fabbricato della Sade, è stato ricostruito il Vajont, che lo vediamo qua, la diga in fondo, qua più vicino, sempre la diga, sulla sinistra il Monte Tau, è trattenuto da reti di canapa, è il materiale che doveva simulare la caduta. La società scientifica delle prove è stata affidata all'Università di Padova, che ha fatto fare 22 prove simulando diverse quote del lago, diversi tempi di caduta del materiale e inoltre diverso tipo anche di materiale stesso. Il modello è ancora a 9, che è conservato e si vede tuttora. Fatte queste prove, Ghetti, responsabile dell'Università di Padova, fa una lunga relazione, e questa è la parte finale, che la leggiamo. Sembra potersi concludere che, con la discesa del previsto ammasso franoso, nel tempo eccezionalmente ridotto di 1,5 minuti, già la quota di 700 metri può considerarsi di assoluta sicurezza nei riguardi anche
più catastrofico prevedibile l'evento di frana. E in effetti era mai stata avuta la frana, si era grosso modo superata quota, cioè 222 metri sotto il livello di sciolo, ma però sappiamo come invece è andata.